Bentornati su One Credit Arcade. Questa volta parliamo di Shinobi Arcade della Sega, anno 1987, gioco che raccoglie l'eredità di Rolling Thunder della Namco, uscito esattamente 3 anni prima, se non erro, nell'84. Come il gioco Namco, anche questo, come vedete, si svolge su 2 piani. Adesso ecco, stiamo ammazzando un po' di punk nei panni di questo ninja, questo shinobi, trasportato in una New York moderna, con una Chinatown, non si capisce bene. Dovrà salvare questi giovani allievi ninja da una corporazione malvagia che si chiama Neo Zeta. Questo qui ad esempio è uno dei boss, è uno dei capoccia della Neo Zeta, eccola qui. È adesso il secondo livello, già siamo al secondo livello, come vediamo dei poster di Marilyn Monroe. Andiamo avanti, cerchiamo di non farci colpire dai proiettili, aspettiamo che si alza per ricaricare. Ecco, l'abbiamo seccato senza che neanche ci scalfisse. Abbiamo ucciso l'uomo ragno, ebbene sì, in questo gioco c'è anche l'uomo ragno. Attenzione, ecco, siamo riusciti a schivarlo. Allora, questo gameplay sarà molto veloce, infatti come vedete sto proseguendo in maniera molto celere fra i livelli, che sono... i primi sono piuttosto facili, vediamo dove riusciamo ad arrivare con un credito solo, come al solito in questa serie di giochi. Ecco, come vedete ho schivato la sciabola per un millimetro proprio, e il tizio che lascia le sciabole è invulnerabile, ai, il fuoco, è invulnerabile quando si fa scudo appunto con la sciabola. Finito il secondo livello, adesso c'è il primo boss, eccolo qua, il Kenno, si chiama Kenno, una specie di generale delle antiche armate giapponesi, non lo so. Comunque lancia fuoco dalle mani, vedete, stiamo schivando tutto, l'abbiamo colpito, manca 3 colpi a farlo fuori. Ecco, usiamo la magia, così lo colpiamo 3 volte e l'abbiamo seccato, mancavano 3 punti di energia e l'abbiamo fatti fuori. Passiamo adesso al bonus stage. Il bonus stage che consiste nello sparare queste stelle ninja, queste shuriken, ai ninja nemici che provano a colpirci. Se non ce la faremo, il ninja ci assalirà e si vedrà un ninja gigantesco a tutto schermo, solo che cercheremo di non farci appunto fregare. Attenzione, ci stanno quasi per assalire, ma ce l'abbiamo fatta. Ecco qui, l'ultimo ammazzato, quindi abbiamo fatto un bel perfect, che se non erro ci dovrebbe dare una vita bonus in omaggio. Ecco, Shinobi è un grande classico degli arcade, in sala giochi spopolava fino agli anni 80, e ne furono fatti anche diversi sequel e spin-off per Mega Drive, per altre console, anche per Saturn, ne esiste uno, e anche per altre macchine. Ecco, vediamo la seconda missione, qui siamo in un porto. Ah! Con un calcio ci hanno... Noi con un calcio abbiamo ucciso il tizio con la sciabola, e il Marine con un altro calcio ci ha fatto fuori. Una bella shuriken in testa, ed ecco che andiamo avanti. Attenzione che quel gioco comincia a farsi difficile. Ecco, colpito, subito ci siamo girati, siamo riusciti a seccare anche il Marine. Ecco, qui c'è un trucchetto che si può fare saltando addosso al Marine, vediamo se riusciamo a farlo. Prima ovviamente prendiamo il piccolo ninja, poi saltiamo sul culo del Marine. Niente, non l'abbiamo... Non ci siamo riusciti, perché se saltavamo esattamente al centro della sua schiena, lui, diciamo, zompava via e potevamo colpirlo più facilmente. Adesso andiamo avanti, attenzione al proiettile. Più avanti c'è una nave, c'è una grande nave in cui dobbiamo entrare. Vediamo se riusciamo ad entrarci. Okay, abbiamo ucciso l'ultimo inizio. Ecco, c'è un elicottero gigantesco che poi sarà il boss di questa missione. Entriamo dentro. Bonus, spero non aver usato la magia. La magia è poi tecnica ninja, super shinobi. Ok, questi sono i ninja verdi, che sono piuttosto bastardi perché sono un po' da una parte all'altra, ma ancora più bastardi sono, se non ero, ninja rossi o viola, non ricordo, che adesso tra poco vediamo un po' di che. È tanto che non gioco a questo gioco, quindi ho dimenticato anche il colore dei ninja più bastardi. Saliamo su, prendiamo il piccolo ninja. No, una bella sciabolata in faccia, ci siamo beccati invece. Penultima vita, andiamo avanti, ammazziamo un paio di marine ninja. Ok, altro marine. Ok, questa nave all'interno è veramente molto molto strana, ragazzi. Uccidiamo questi altri marine. Adesso non è ricomparso il tizio con la sciabola, perché si vede, ci ha dato una bella spada sul piede questo ninja. Ultima vita, purtroppo mi sa che non ce la facciamo a vedere il boss questa volta, ragazzi. Va bene,
Comunque, un'ultima parola: sto per cambiare assolutamente format. Non farò più arcade, ma farò delle piccole live molto brevi, dove potrete interagire, potrete decidere a che gioco giocherò. Se volete che continui, ecco, un'altra spada sul piede, abbiamo finito. Va bene, ci vediamo la prossima volta, poi vedrete il nuovo format che sto preparando per voi. Alla prossima!